Buonasera, buonasera a tutti. Già siamo partiti con le battute da parte del nostro grande Marco. Finalmente un gioco leggero. Certo, Marco, è leggerissimo World in Flames, oppure cercheremo di farvelo amare. Ma ciao Luca, benvenuto. Ciao Flavio, benvenuto. Vediamo, poi attendiamo gli altri. Sì, in effetti ha ragione Marco Mengoli. Nulla di che, World in Flames non ha nulla di leggero. Però, ciao Max, benvenuto. Però non è nemmeno così pesante. Cercherò di farvelo amare. Sono sincero, come dicevo, è tantissimo tempo che non lo riprendo. Poi l'ho giocato mezza volta a casa di un amico e non mi ricordo nulla, tranne quattro cose. Oggi lo riguardavo come se aprissi un gioco nuovo, quindi non ho sicuramente l'esperienza di spiegarlo. Comunque Galeazzo Cararesi è qui con voi, aspettiamo Harik von Ricken. Paolo, questa faccio fatica. Galeazzo Cararesi, chi è Paolo? Heinrich von Ricken, chi è Paolo? Vabbè, lasciamo stare. Dicevo, sì, World in Flames non ha nulla di contenuti per neofiti, ma secondo me è anche troppo ingigantita la mole di lavoro che necessita per affrontarlo in maniera decente. Ma prima di passare a World in Flames, permettetemi di riassumere tre giorni di mancati contatti, le due lettere a cui ho messo mi piace. Certo ve le ho lette, però Galeazzo Cararesi, ho letto la firma Mussolini, ho letto il tuo antefatto. Adesso ci sono, grazie Paolo, dovevo unire. Heinrich von Ricken è la risposta di Enrico Ricco, grazie Paolo. Paolo, non ho ancora capito se tu sei un espertissimo di World in Flames, mediano o diciamo l'hai approcciato ma poi l'hai abbandonato, sarebbe interessante saperlo. Però prima di più pesanti fisicamente, assolutamente sì. Oggi ragazzi, veramente ho avuto la ragione per aprire la mia Collector's Edition, che era lì diciamo giacente sotto la mia scrivania da almeno, quando è 2000, da almeno quasi due anni. Sono rimasto alla quarta edizione. Ciao Diego, benvenuto. Quasi due anni. E dato che era tempo che volevo aprirla e avevo visto qualche unboxing, qualche spiegazione, ma in ogni caso sempre in maniera molto distratta, perché non avevo più memoria di questo sistema, era tantissimo che non lo seguivo. Vi ripeto, l'unico, avevo avuto un amico, ciao Gabriel, benvenuto. Gabriel, ci dobbiamo mettere d'accordo per fare una bella puntata dedicata a Frederick II. Dicevo, avevo giocato con un amico, ma in maniera molto molto generica, quindi non è un gioco che sento vicino a me, ma mi rendo conto che le voci che vengono da tanti esperti, da tante persone che ne capiscono molto più di me, l'hanno sempre valutato un grande gioco strategico. Secondo me è vero, ma non è nemmeno così difficile. Ciao Fabrizio, benvenuto. Ma in ogni caso, prima di passare a parlare nel dettaglio di World in Flames, e ne parlerò chiaramente con Enrico Riccò nel dettaglio, ma anche con Paolo, io sono solo, ricordate, un semineofita, ma ed ecco chiaramente Diego, ciao Gabriel, come va Antitam? Chiaramente voi ve ne andate per i fatti vostri, e mi diverto un mondo ragazzi, leggo quello che dite e un po' mi distraete, siete dei distrattori, grazie per i vostri discorsi distrattori. Scherzo, però in ogni caso poi faccio i complimenti a Gabriel per il suo lavoro ad Antitam, spero che ne faccia veramente un gioco da commercializzare e che diventi anche un classico. Dicevo, riassumiamo un po' quello che è successo in questi 3-4 giorni in cui non abbiamo avuto contatto. Prima di tutto un pensiero va sempre là fuori, le notizie di oggi della protezione civile sono un pochino positive, ma vedo sempre un alto numero di contagi, un alto numero di morti, quindi secondo me altro che fase 2. È bello sapere che ci sono delle piccole riaperture, soprattutto le librerie. Qualcuno si rende conto dell'importanza delle librerie. Se trovano magari le accortezze adatte per ricevere i clienti, secondo me l'apertura delle librerie è veramente un fatto importante. Forse qualcuno non ha capito bene il messaggio dell'apertura delle librerie, che è tornare un pochino anche poco alla normalità. Comunque, quindi notizie un pochino migliori, ma sempre preoccupanti. Quindi francamente, certo, risteniamo positivi, ma c'è sempre un ma.
E vi annuncio, ma l'avete visto perché poi è già quello ufficiale, d'accordo, scusa Paolo, però dobbiamo sempre far capire a coloro che ci ascoltano, che ci ascolteranno, che non siamo scevri da quello che accade intorno a noi. Però questa ora, come dico, questa ora ricordate tutti coloro che collaborano, ma coloro che ci ascoltano, terrò le puntate entro l'ora, in quanto più lunghe già possiamo annoiare con una puntata fino a un'ora, più lunghe diventano un pochino devastanti per gli ascoltatori, quindi vi prometto che non supererò più l'ora e terrò tempi stringenti quando avrò più ospiti o con, giustamente con coloro che hanno tanto da dire ma non riescono magari a rimanere dentro i tempi. Dicevo, il completamento della serie Grey Battles of History, la chiamo magari comunemente la serie SPQR, però non SPQR, però non alla fine non è proprio la serie SPQR, perché ogni titolo ha le sue peculiarità, ma io amo svisceratamente questa serie, probabilmente è il primo gioco nella mia diciamo top list, e SPQR ha rappresentato veramente, lo dico sempre, e Roger McGowan veramente me l'ha riconosciuto, è stato una sorta di turning point nella storia del wargame, soprattutto in un periodo in cui i wargame stavano perdendo, e l'importanza di Grey Battles, ho visto, di questa serie sta anche nell'aver dato nuova linfa a tutto il movimento, e tanto è vero che molti di noi lo giocarono all'epoca e l'hanno continuato a giocare, ma devo dire che rigiocandolo dopo forse era 2 o 3 anni che non prendevo in mano il sistema, devo dire questi campi catalaunici mi hanno veramente appassionato, sono poi diventato un po' romantico, poi scusate quando magari faccio quei post un pochino veramente poetici sull'importanza del wargame, cosa si trova un wargame, mi scuso, delle volte sono un po' ridondante, ma proprio perché in questo sistema trovo degli aspetti che non trovo in altri wargame, veramente un'immersione nel passato, vai a leggere quello che ha fatto Attila, quello che ha fatto il figlio Ezio alle prese con tutti i complotti di palazzo, Valentiniano III, insomma fa un viaggio nel passato, del nostro passato fra l'altro vicino, che fa parte della penisola italica, che fa parte dell'Europa, e soprattutto un passato che spesso volentieri tendiamo a dimenticare, ma poi vediamo delle meccaniche, dei comportamenti che sono proprio dei giorni nostri, e soprattutto rivediamo queste battaglie un pochino chiaramente approssimative dal punto di vista dei dettagli, della ricostruzione storica, ma veramente ci evocano, ci danno l'atmosfera di quello che era quel periodo, quindi io darei sempre 10 a questo sistema, anche se poi già ho detto le critiche ci sono e le faccio pure io, delle volte si tirano troppo i dadi, e da qui hanno fatto il Grey Battles of History semplificato, a me non è mai piaciuto, ma la bellezza del sistema passa anche per questo numero di tiri di dadi che va a verificare i danni delle frecce, i danni delle armi da lancio, insomma va a verificare tutta una serie di comportamenti che erano tipici del combattimento antico. Premetto, guardatevi se potete qualche articolo o se avete il libro Lost Battles di Philip Sabin per avere un quadro completo dello scontri nell'epoca antica. Ciao Marco, benvenuto. Dicevo poi che con World in Flames apriamo veramente una serie di podcast dedicati agli strategici. Non so che cadenza, se saranno settimanali, bisettimanali, c'è da vedere, ma non dico una moltitudine di gente, ma diverse persone mi hanno chiesto l'analisi dei strategici oltre a World in Flames, ecco perché ho deciso di farlo, anche Unconditional Surrender, un altro strategico che nel mio piccolo mondo ho provato, non approfondito, ma vi prometto che sarà oggetto di analisi e spiegazione nelle prossime puntate, perché è un grande strategico e probabilmente, a differenza di World in Flames, semplificato, semplificato rispetto ad alcune tematiche che troviamo molto ben analizzate in World in Flames, ma lo stesso abbastanza simulativo. Quindi parleremo di Unconditional Surrender, che poi usa un sistema a livello di armata che viene attivata e piano piano usa dei punti di attivazione nelle sue fasi. Ciao Michele, benvenuto. Quindi parleremo sicuramente di Unconditional Surrender, che permette, a differenza di World in Flames, di giocare più
fra virgolette, velocemente la seconda guerra mondiale, ma in ogni caso ha un livello simulativo decente, accettabile, forse criticabile dal punto di vista diplomatico, perché accadono durante il gioco, almeno nelle due campagne che ho potuto fare, dei fatti di alleanze un pochino, ciao Damiano, benvenuto, delle alleanze un pochino poco attese, ma fa parte poi dei wargame che non sempre ricalcano fedelmente la storia. Ovvio che poi mi metto in discussione che devo conoscere in prima persona, non sempre sono in grado, ecco perché oggi World in Flames ho bisogno di un supporto, non potrei fare una trasmissione dedicata a World in Flames spiegandolo, ma per scommessa vi prometto che per provocazione farò della serie di video su un neofita alle prese con World in Flames, e sono sincero, non prenderò come riferimento il manuale, ma passerò subito al piazzamento e cercherò di capirlo, insomma mi divertirò a rivedere, a rigiocare, a ricapire World in Flames, spero di farlo a breve, ma anche per divertirmi e per farvi divertire. Ricordo poi, secondo tutte le richieste che mi sono state fatte da diversi giocatori, è vero, risponderemo a tutte le vostre, diciamo, richieste d'aiuto, consigli, lo faremo nel podcast. In ogni caso ho una scaletta da rispettare, ho una serie di veramente di schedule podcast, ho il podcast tutto calendarizzato fino a 7-8 giorni, quindi quando mi fate una richiesta sicuramente sarà soddisfatta, perché noi forniamo un servizio, tengo a dirlo, non solo io ma tutti coloro che collaborano, sono fiero di questo servizio, però veramente dobbiamo calendarizzare. Ciao Jason, benvenuto, sarà un video interessante, una via di mezzo tra quelli di Alessandro Barbero e quelli di Mr. Bean. Sì, direi di sì Paolo, perché ti ripeto, è tanto che non gioco World in Flames, non sono la persona più adatta per spiegarlo, ma mi divertirò anche a fare il video con tutti i dubbi che mi verranno, ma non aprirò il manuale delle regole, lo aprirò dopo. Marco Bianciotto mi dice, sono un wargame principiante e voglio ringraziarti del lavoro che fai in quanto mi stai facendo appassionare sempre di più. Marco, non lo faccio solo io, ricordo, siamo un gruppo, io chiaro magari facendo il podcast o facendo qualche video in più appaio in prima persona, però siamo tanti che se no il gruppo... da solo non riuscirei a fare nulla, è il gruppo che conta, e tutti noi, se ci fai caso, cerchiamo di dare il contributo spiegando quel gioco, dando qualche idea, insomma. Marco, ringrazio te per l'interesse, ma noi siamo veramente contenti di prestare due ore a coloro che ci vogliono seguire e cercare di farli entrare in questo favoloso hobby, ma soprattutto ci vogliono registrare tutte 3600 pedine. Flavio, no, perché chiaramente per accontentare Paolo sistemerò solo, o meglio, clippo, usato il termine dall'inglese, solo i counter classici, perché giustamente Paolo criticava i counter un pochino più colorati della nuova edizione, ma hanno anche lasciato i classic counter, che sono molto belli, molto basici, niente di che, ma veramente la grafica è molto curata, anche se poi usa sempre NATO symbols, sempre simboli NATO, e userò solo quei counter e mi limiterò veramente a rientrare nel mondo giocando il primo scenario. Io seguo passo passo le istruzioni non del rulebook ma del player's guide, e nei video che farò, ma poi anche nel podcast con gli intenditori come Enrico Riccò, cercherò veramente di assieme a voi, perché mi metterò nei panni di uno, ho piazzato World in Flames, vediamo come devo capirlo, e continuo a dire mai leggere le regole, fate solo una sfogliata di regolamento veloce veloce, ma andate sempre al piazzamento, andate sempre al setup, andate sempre a dare un'occhiata a preparazione del gioco, il rulebook lo vedete dopo. Max mi diceva, va bene, è chiaro che Max fa pubblicità per la radio del Giannizzero, d'accordo, bravo Max, perché lui un minicidio su Wargaming Fantascienza, ottima idea Max, perché poi alla fine, ecco, ricordo Max che ormai è diventato il principale, diciamo, speaker della radio del Giannizzero Nero,
che porta avanti chiaramente per avere un continuo contatto con gli appassionati, ma ricordo anche Aspettando il Giannizzero di Marco Mengoli, che unisce cultura, wargame. Il nostro Marco Mengoli ormai è il nostro non wargamer ma anche wargamer, e ricordate che assieme al sottoscritto segue in prima persona board game e didattica. E vi ricordo come ultima cosa, adesso vado a chiamare Enrico, come ultima cosa, che il 29 di aprile ci sarà una videoconferenza didattica molto importante. Ciao Claudio, molto importante perché va a sostituire la conferenza che avremmo fatto, diciamo, in presenza presso l'aula magna di una delle mie scuole, proprio per avviare ufficialmente, non che non fossimo mai avessimo mai fatto nulla per board game e didattica a scuola, ma è, diciamo, il progetto nazionale fatto a livello di scuole superiori, e il 29 aprile faremo una videoconferenza con dei relatori, ma è aperto a tutti. Se avete fatto caso sul gruppo c'è proprio la possibile iscrizione, in maniera tale che ho un'idea di chi si iscriverò, ma chi non potrà essere presente alla videoconferenza dalle 2:30 alle 17:30, e darò anche i dettagli sul sito, quindi darò il link, che è la piattaforma della scuola, in questo caso è la videoconferenza dedicata alla presentazione ufficiale del progetto e a una serie di relatori che diranno la loro sul board game e didattica. Quindi vi aspetto il 29 aprile, almeno gli interessati. Ma adesso andiamo a chiamare Enrico Riccò, perché mi sono già, vedete, poi mi dilungo pure io in queste digressioni. Ecco, sto chiamando Enrico, e così parleremo con un vero esperto, non io che sono veramente prestato oggi, con un vero esperto delle meccaniche e di quello che dobbiamo fare per imparare World in Flames. Vediamo se mi risponde, perché sennò continuo a parlare. Enrico, mi senti? Sì, ti sento. Ok Enrico, applauso per Enrico. Enrico, la mia premessa era, dato che non sono un esperto di World in Flames, un semi-neofita, stavo dicendo, se Enrico non mi risponde devo portare avanti la trasmissione inventandomi qualcosa, cioè nella serie sfogliamo il setup e vi racconto qualcosa. Meno male che ha risposto, se no dovevo passare al piano B. Senti Enrico, abbiamo parlato, tu sei espertissimo di World in Flames, e la mia prima domanda, al di là che lo conoscono tutti per sentito dire, ma perché tu lo consiglieresti come gioco strategico? Domanda. Beh, ma io vi devo mettere un po' in difficoltà, poi ti faccio parlare come hai prospettato, però ti devo mettere in difficoltà. Esatto. Perché lo consiglieresti? Io, venendo appunto da Club Rem, che come sai il primo club d'Italia, essendo sempre stati gruppi numerosi, cercavamo giochi da giocare in numero, abbiamo quindi sempre avuto i giochi strategici come un leitmotiv, nel senso che se hai 7-8 persone da far giocare devi cercare di trovare un gioco. Sì, hai detto una cosa importante, Enrico. Spesso e volentieri mi metto in prima persona, ci dimentichiamo dei giochi strategici, che sono alternativa quando ci sono tante persone. Esatto, e quindi ho provato veramente tanti. Devo dire che World in Flame è stato, un gioco strategico che quando lo giochi ha un grande senso operazionale, nel senso, quando gioco World in Flame ho una visione strategica, ma quando muovo le mie pedine mi sembra di essere un grande operazionale. Ed è questo il suo passo. Importante quello che dice. Ecco, hai dato questa sorta di identikit. Guardate, è uno strategico, ma vi dà l'idea però delle varie operazioni che sono avvenute durante tutta la Seconda Guerra Mondiale. Interessante. Esatto. Cioè, prendiamo altri giochi strategici, alcuni potrebbero anche essere più appurati sotto l'aspetto strategico, ma comunque molte volte tendono a stilizzare certi aspetti del gioco, per esempio la supremazia navale, la supremazia aerea. Invece World in Flame riesce, con una formula che è rimasta con varie varianti, ma più o meno la struttura di base non cambiata in questi, diciamo, saranno ormai a 30 anni che lo giochiamo, riesce a ricreare questo feeling,
contro un Hurricane 1, pur immaginando che ovviamente parliamo di strategico, no? Quindi c'è il grande fascino ridato, roba tutta. E negli altri giochi a volte c'è un... No, in uno strategico puro non puoi trovare il riferimento all'aereo. Esatto, lì invece è stato, è quello, diciamo, è la sua parte di fascino. Il fatto che quando affondi una nave hai il nome della nave, per esempio. Anche questo, la pedina, chiamiamola così, che l'ha chiamato, rimane per chiunque ha giocato col giapponese la sua... la sua ammiraglia è veramente ci tiene e tutti questi aspetti normalmente non li hai, non so te. No, non ce l'hai, non ce l'hai Yamato, c'è la flotta numero 2 giapponese, per esempio, la in cui c'è anche la Yamato, sì. Esatto, che combatte contro la flotta numero 1, casomai se annichiliscono e nulla. Questo, Enrico, ecco, ti faccio un'altra domanda. Questo è chiaro, strategico con un flavor operazionale, quindi secondo te lo rende vincente. C'è Pietro in linea che mi dice... Però non mi convince, io voglio tutto strategico, tutto operazionale. Questo dipende anche dalle aspettative, diciamo, personali, perché io ho citato Unconditional Surrender, è assolutamente strategico, senza nulla di operazionale Unconditional Surrender. Però ecco, dipende dalle nostre aspettative, giusto Enrico? Ma certamente, cioè l'aspetto... Dico, per me è quello l'aspetto vincente, sì. Oltre a ricreare piuttosto bene, direi, per tutti quelli che ho giocato, diciamo, ne ho solo un altro che può, diciamo, competere con World in Flames sulla Seconda Guerra Mondiale, che è Total Krieg. Total Krieg. Esatto, e gli altri hanno tutti i limiti, a mio parere, abbastanza marcati. Soprattutto il vero problema che si ha in un gioco strategico con la Seconda Mondiale, sulla Seconda Guerra Mondiale, come tu dicevi prima nel che ti ho ascoltato, di Unconditional Surrender, secondo me quello è un grande problema, di Unconditional Surrender è un grande problema. Al di là delle meccaniche, chi l'ha giocato si accorge che la parte diplomatica direi un pochino, mi lascia un po' dubbiosa. Esatto, perché tu sai che Unconditional Surrender è il, diciamo, il figlio di Total Krieger, dove in Total Krieger invece hai completamente un sistema molto bellino per fare venire tutte queste alleanze che rendono il gioco, diciamo, variabile, ovviamente. Infatti quello che mi piace in Total Krieger, che non c'è in World in Flame, è quello di avere delle uno chiede che mi sono giocato all'ultima, quella appena uscita. La Decision Games annuncio che sta ristampando Total Krieg. Ristampando, dovrebbe anche uscire con una espansione che va a coprire in un certo senso, inseguendo un po' l'aspetto di World in Flame, quello di inserire flotte un po' più articolate, articolare un po' di più il combattimento aereo, però l'ultima volta parlavo di uscita nel 2021. Sì, è chiaro che poi non la compreranno in tanti. Ecco, Enrico, così mi permette di farti quest'altra domanda. Io oggi mi definivo, vabbè, riprendiamo World in Flames, ma in realtà non sono mai stato giocatore di World in Flames. Tu che cosa consiglieresti per approcciare World in Flames anche a uno magari che ha poca dimestichezza? Qual è il tuo consiglio per approcciarlo in maniera corretta? Ma innanzitutto ci vuole un gruppo di appassionati, almeno 3 o 4 persone. Non è un gioco da due. Ecco ragazzi, questo è importante. Non è un gioco da due. Perché non è un gioco da due, Enrico? No, perché per avere tutto il suo feeling, quello del strategico, bisogna che gli avversari siano persone diverse. Cioè, nel senso, siccome lì la produzione, ad esempio, dell'inglese, la produzione dell'americano, se fatta dalla stessa persona, chiaramente... Non ha senso. Hanno una visione, tipo. Quando invece, giocando un americano e un inglese, l'americano, vediamo che parecchie volte, contrariamente allo storico, tende a concentrarsi sullo scenario pacifico. Del Pacifico, ovviamente. Ma,
vagonate di portaerei per distruggere il più rapidamente possibile il giapponese, e lascia, diciamo, un appoggio limitato ai combattimenti in Quindi tu World in Flames, Enrico, lo consideri un giocone solo in multiplayer? E adesso ti faccio una domanda, e lo scenario, adesso io oggi per esempio dicevo, fammi riaprire il campaign guide, piazziamo lo scenario così mi riguardo le meccaniche, però è chiaro che non vai a toccare i punti forti di World in Flames, corretto? Esatto, cioè prendiamo uno scenario che è considerato Barbarossa, no? Che è considerato lo scenario per eccellenza per partire in World in Flames. E, ha però tantissime meccaniche del gioco che non hai. Non hai l'entrata in guerra degli Stati Uniti, non hai il combattimento navale. Che è il valore aggiunto da quello che, da come lo stai dicendo. Esatto. E quindi il discorso è proprio quello. Allora, Enrico, uno può giocare lo scenario guarda il canale dove invece ha solamente, diciamo, l'aspetto navale. Beh sì, per riassumere è chiaro quello che dice Enrico, voi potete apprezzare World in Flames solo in gruppo, perché è chiaro che ogni nazione in guerra segue una propria politica e tutte le meccaniche che trovate in World in Flames sono proprio tese a analizzare, a descrivere quello che può fare la nazione in guerra, e dunque è chiaro che l'approccio per un giocatore in solitario può essere capire le meccaniche, però poi veramente dovete farvi il gruppo di gioco, da come consiglia Enrico, e ci credo a quello che dici, perché un multiplayer lo capisci fino in fondo solo se lo giochi con altri giocatori. E forse Unconditional Surrender, Enrico, magari adesso perché stavamo facendo un paragone diretto così in maniera approssimativa, forse invece Unconditional Surrender, proprio perché non ha la fase diplomatica così sviluppata, probabilmente segue una sorta di, diciamo, binario diverso, è più giocabile in due, ma ho detto più giocabile in due perché non ha quella parte che World in Flames mette in evidenza. Enrico, c'è una domanda dal tuo amico Paolo, no? Chiedi Enrico, perché Paolo poi va sempre, se nella famosa prima partita come italiano ero alla fine rimasto neutrale, perché non me lo ricordo? Enrico, esatto, io ricordo benissimo la prima partita di World in Flames, in quanto ne abbiamo in realtà fatte due, perché abbiamo rischierato, nel senso che nella prima partita avevamo dimenticato, cioè letto male una regola, che bisognava lasciare 5 unità di terra in Polonia per impedire che il russo ti dichiarasse guerra alla Germania. Noi tedeschi avevamo interpretato alla fine del turno, che era la fine dell'impulso, il che ci dichiarò guerra alla Russia e abbiamo rischierato. Dopo però ci siamo divertiti e Carraro entrò in guerra, sì, entrò in guerra. Diciamo. Quindi Paolo, sei entrato in guerra, perché... Esatto, fu anche la presa di terra. Senti Enrico, ma anche a World in Flames lo chiamate il subdolo? Perché, cioè, lui... Cioè... No, lo dico perché ormai io lo prendo in giro, no? Ma te, Paolo, a te ti chiamano il subdolo, quindi insomma... No, invece... I ricordi di Paolo, ovviamente, tanti anni che si è trasferito, ovviamente viene un altro atto in club, ma non è più come quando giocavamo assieme. Più che subito lo trovavo abbastanza, cioè, una persona che se era difficile strappargli il patto, ma poi lo portava avanti. Ah, eccolo qua, abbiamo diciamo smacchiato l'immagine di Paolo. Senti Enrico, c'era una domanda che più altro era di un appassionato che ha amato molto World in Flames, ma giustamente lui diceva: non sono più riuscito a raccapezzarmi tra tutte le versioni, espansioni e varianti, è il motivo principale per il quale ho perso interesse, e quindi non c'è più stata univocità del regolamento. Tu come risponderesti a questa nota? Che ha avuto nota il passato, ha avuto ragione. Io le ultime edizioni del World in Flames, prima della collection, eravamo entrati in un loop da ultra appassionati, cioè nel senso ci giocavi con tutte le espansioni, era veramente una seconda vita, nel senso mosse che duravano ore e ore per portare avanti,
numero di counters enormi da gestire e quindi non riuscivamo. Poi l'anno scorso ci è venuta voglia di riprendere un'antica tradizione che avevamo come club di Modena, di sfidare degli altri club in giro d'Italia World in Play. E allora abbiamo ripreso a giocare solo il Classic, quindi abbiamo cancellato tutte le espansioni, le divisioni, Ship in Flames, Plane in Flames, tutte, e usare solo le pedine Classic. Ma sai che c'è, Rico? Allora, da un lato è business. Quando trovano la gallina d'oro, Advanced Squad Leader ne è capostipite, ne fanno di tutti i colori, moduli su moduli, a costo di magari stravolgere l'idea originale. Da un lato lo capisco, da un lato capisco la casa che sfrutta la gallina dalle uova d'oro, e World in Flames, nel momento in cui ha avuto successo, ecco, nella versione classica, hanno cominciato a sfornare espansioni. Si capisce il business, ma per un giocatore può essere, ecco, insomma, un po' destabilizzante. Advanced Squad Leader, secondo me, è la stessa cosa. E continuano a fare espansioni, ma è chiaro, ma non perché il gioco non sia valido, ma perché devono sfruttare la gallina dalle uova d'oro. O no, Enrico, cosa ne pensi di questo aspetto economico che è plausibile? L'aspetto economico, cioè, bisogna anche dire che, come diceva Michele, ho letto adesso, dice che è totalizzante, no? Sì. E come anche SL, gioca SL. Ci sono gruppi che vogliono essere totalizzati. Ah sì, ma infatti... Mi piace stare nel loro mondo e quindi fare parte. Noi ci siamo accorti che invece quando si arriva, soprattutto in un gioco strategico, a perdere la visione strategica perché hai troppi counter da seguire, hai un po' perso il, diciamo, la bussola. E quindi... Sì, espansioni sì, ma selezionate. Se uno fa, per esempio, un gioco sulla campagna dell'intero Pacifico, mettere Ship in Flames, per esempio, che aggiunge molte più navi, ha, diciamo, senso, senza però mettere tante altre espansioni. In Europa aggiunge solamente delle pedine in più, ma non è che abbia un grande senso. Quindi uno potrebbe anche scegliere le espansioni giuste in funzione della partita che fa. Ma comunque... Ma per fare una partita globale, noi ci siamo accorti, come dicevo prima, che col Classic siamo riusciti di nuovo a fare, diciamo, in un weekend due anni e mezzo di guerra, che non è poco, anche se sono weekend full immersion. Beh, questo è importante quello che dici, per coloro che si spaventano, però se vi fermate alla Classic Edition, cioè alla versione classica, ottenete veramente una bella esperienza, non totalizzante. Delle volte io questa parola totalizzante può far paura all'esterno, ecco perché dico sempre il wargame ha tanta varietà, questa può essere una sua potenza e non un suo limite, perché se non avesse tanti wargame probabilmente sarebbe limitato a pochi wargame che possono spaventare. Ecco perché dico sempre Advanced Squad Leader è un grande sistema, ma non rappresenta il wargame, perché altrimenti all'esterno si spaventerebbero. E adesso per giocare mi devo prendere una, due, tre, quattro, cinque, sei espansioni, perché quello poi che dice il giocatore distratto. Ma i wargamisti sono tutti Hustler? No, non è. Oppure sono tutti World in Flames? No, giocano World in Flames, ma la versione classica, e poi si dedicano ad altro. Secondo me è questo il messaggio che deve passare. Senti Enrico, adesso ti parlo da curiosità, proprio da giocatore. Ma Divisions in Flames, che cosa dà in più al sistema? È forse una delle espansioni più importanti. Lo dice la parola stessa, d'accordo, però voglio sentirlo da te. Allora, Divisions in Flames aggiunge delle piccole unità, le divisioni, che possono riprodurre quelle operazioni, soprattutto negli sbarchi, soprattutto in scenari, diciamo, estesi come quello del Pacifico, che difficilmente uno riesce a ricreare in un gioco strategico. Quindi abbassa diciamo che abbassa la scala? Abbassa un pochino la scala, il
combattimento diventa leggermente meno cruento, perché ovvio. Adesso hai, diciamo, consideriamo hai due pedine e mezzo in uno stack, e quindi il risultato, per esempio, hai due perdite, ti lascia comunque il controllo del, dell'esagono con questa divisione, e in più dà un pochino di fascino con le artiglierie, ma a parte che le artiglierie che mi piacciono tantissimo, ma comunque sono, che le vedo in uno strategico un pochino un po' tirate, ma no, perché questa è l'espansione che trovi dentro la Collector's Edition, no? Perché dentro la Collector's Edition trovi Division in Flames, Ships in Flames, Territories in Flames, mai giocata, non sapevo nemmeno che esistesse, e Plains in Flames, che è una, può darsi che dia anche più soddisfazione. E tu ce l'hai, l'hai presa la Collector's Edition, o fai come Paolo che dici no, non la prendo perché mi basta la mia Classic Edition? No, l'ho presa e l'ho giocata almeno 4 volte. Ah, almeno 4 volte, cioè, della serie, no, io ce l'ho, guarda, oggi, per la prima volta, l'ho già detto, ho aperto la mia, quella che avevo comprato subito, ma preso da un impulso, che poi ho riposto sotto la scrivania e ho detto un giorno l'aprirò. Oggi finalmente l'ho aperta, grazie a voi che me l'avete pure. Mauro, parliamo di World in Flames, ma non voglio fermarmi solo alla puntata introduttiva. Enrico, tu mi dovresti dare il là, chiaramente per far amare anche World in Flames, su come possiamo fare per far amare World in Flames a coloro che vengono magari, per la, approcciano il wargame, e World in Flames, in ogni caso lo dite voi, è uno strategico valido, uno strategico che veramente dà quel valore aggiunto in più al nostro hobby, e dobbiamo trovare il modo di diffonderlo. Non lo facciamo diventare esperienza totalizzante, ma ogni tanto parleremo di World in Flames. Il problema mio è: ma come ne parliamo? Diamo degli esempi diretti di gioco? Simuliamo uno scenario online? Hai qualche idea per fare diffusione di World in Flames? No. Vedi che no, ti metto in difficoltà. Sinceramente io ho sempre avuto questo... Normalmente è un gioco che quando lo approcci tende a piacere, poi c'è anche chi non piace perché non piace il tipo di gioco. Assolutamente, ci sta. Quindi chiaramente fare uno scenario in cui si vede il sospetto operazionale è quello che rende il gioco interessante, anche se poi la sua vera forza è nella parte invece strategica di preparazione per le operazioni. Quindi dicevo sempre, lo scenario Barbarossa è abbastanza divertente. Quindi tu non dici come scenario introduttivo, perché io oggi, ecco, aprendo la nuova guide della Collector's Edition, stavo piazzando il primo, no? Quello lì del Operation Yellow in Francia. Tu invece consiglieresti quello Barbarossa, vero? Ma allora, l'operazione... Che è il secondo, che è il secondo scenario, quello... Perché in Francia, in poche parole, vi è solamente l'aspetto terrestre. Mentre in quello in Barbarossa c'è qualche cosina di navale, e quindi rende il giochino leggermente più interessante. Comunque, okay, per imparare regole terrestre va benissimo anche quello della... Victory in the West, quello da che sono 5 turni poi, esatto. Da 5 turni, invece Barbarossa sono sempre 5 turni, anche Barbarossa. Quindi ragazzi, come dice però, Enrico... Ecco, diciamo che la differenza è che sono 5 turni nel 41, quindi il numero di counters in gioco è molto, quasi doppio, e quindi è abbastanza. Diciamo che per fare un Barbarossa non si fa in una serata, ecco. Ecco, questo comunque è importante quello che hai detto. Io sto cercando di far capire, perché molti che masticano poco wargaming, Enrico, quando sentono World in Flames ne sono attratti, ma allo stesso tempo lo respingono mentalmente, no? Perché accidenti, quante cose mi devo imparare. Io francamente, è chiaro che magari chi gioca da tanto tempo non si fa spaventare, ma alla fine non vi fate spaventare da un manuale le regole, che in ogni caso basta analizzare 20-30 pagine, no 88. Perché poi chiaramente uno dice, sono 88 pagine di regole, sì, però se poi vai nel dettaglio ci sono una marea di esempi, regole che non devi utilizzare in tutti gli scenari, quindi chi è, perché vedo molti neofiti, sentono parlare di World in Flames, però non lo potrò mai fare,
Io non dico così, io penso che lo può approcciare chiunque, l'importante è che sia interessato o no, Enrico. Cioè, secondo me non è da limitare solo al vero esperto. Tu cosa ne pensi in merito? Assolutamente. Io consulto tanta gente che ha iniziato a giocare Wargame con Wargame. Cioè, che vedendo loro giocare è partita, si è appassionata e poi ha continuato a giocare anche altri giochi. Ma comunque, proprio perché ero spaventa le regole. Io dico sempre, sembra un esame universitario, quindi... Ma in realtà... un pochino di ASL, no? Uno vede le regole di ASL, ma cosa devo fare? Leggere tutte? E così. Sì, è normale però, è chiaro, se io vado a studiare fisica, mi faccio un po' spaventare da tutte, dal contenuto molto difficile della fisica. Però c'è un approccio graduale, c'è un fatto di studio graduale e World in Flames non esula da questo. Esatto, cioè facendo appunto i scenari a crescere, per esempio facendo il primo scenario, quello che dicevi tu, non studio le regole navali, non sono poche le regole navali. No, è abbastanza articolata la regola navale, e ecco perché bisogna approcciare in maniera graduale la regola navale, Esatto, cioè, che poi in realtà il passing del gioco, certo. le regole terrestri, sì, sono abbastanza, hanno alcuni concetti innovativi, ma non è uno standard, solo regole terrestri è uno standard, anche la tabella di combattimento è molto semplice, se analizzata. La sua differenziazione che ha creato, che allora, parliamo subito di gioco, come dicevo prima, ha un bel po' di anni, fu quella di differenziare le tabelle di combattimento, cioè di fare il combattimento d'assalto, stile Prima Guerra Mondiale, quindi con molte probabilità di avere perdite in attacco, fino al combattimento Blitzkrieg, in cui tu hai la possibilità di carri sull'aperto, in cui invece c'è la possibilità di avanzare più rapidamente e avere meno perdite. Quella, diciamo, è la grossa innovazione, più il fatto che l'aviazione interagisce molto con il combattimento terreno. C'è più, sì, chiaro. Beh, questo è realistico, ragazzi, per parlare... Infatti è molto realistico. Sì. E dicevo bene, è uno strategico in cui l'aspetto per operazionale non è trascurare. Cioè, l'avere la superiorità aerea, in poche parole, vuol dire che le tue possibilità di frantumare la resistenza avversaria sono molto maggiori. Difatti poi i contrattacchi alleati arrivano quando la superiorità aerea si trasferisce da una parte a quell'altra, non così semplice comunque. Quindi hai la parte navale, ma queste regole possono essere in effetti imparate per gradi. Certo. Cioè ogni scenario ti introduce. Quando uno ha giocato a Barbarossa e a Guadalcanal, sono i due scenari che una volta esistevano solo quelli, diciamo, come introduzione, è abbastanza pronto per partire con uno scenario monomappa. Ecco, vedete, ottimo questo consiglio, proprio per far appassionare e non spaventare il prossimo. Qua dal canale Barbarossa, e come dice Enrico, potete poi cominciare almeno su una mappa ad approcciare l'intero sistema di World in Flames. Esatto, ed un gioco veramente, è forse uno scenario tra i più belli che ho giocato, che personalmente mi piace molto, ma è Duce Dream, mm-hmm. Perché Duce Dream, il sogno del Duce, che è lo scenario del Mediterraneo, in cui in poche parole l'Italia, diciamo, la potenza supportata dalla Germania, quindi va dal, diciamo, 40 al 44, se ricordo bene, una cosa del genere, con un sistema. Perché lo consiglio? Perché ha tutto, combattimento terrestre in Africa. È articolato con tutte, con, diciamo, sia navale che aereo, Esatto, sia navale che aereo e terrestre, e ha un numero di counters basso, quindi soprattutto per gruppi non numerosi, quello si può, diciamo, anche giocare in due. Quindi, in due, ottimo consiglio. Duchess Dream, ragazzi, Duchess. È bello che usano Duce, no? Gli piace usare gli americani Duce. Sì, quello l'ho scritto, è uno scenario che ha scritto un tedesco. Non l'ha scritto. Io quando sempre il grande appassionato del, non so se è Jack Green, se ricordi?
Sì, sì, sì. Jack Green, ma vedi, Jack Green l'ho apprezzato molto questo sistema. Sai che c'è, non mi ricordo se ha partecipato anche allo sviluppo. No, ha partecipato a parte lo sviluppo, è venuto in Italia a giocare in una convention. Questa non lo sapevo. Quando è venuto Jack Green a giocare alla convention? Che domandone. Prima della fine del millennio? No, molto molto prima, eravamo ancora, è stata una MODCON ed eravamo ancora all'aspetto del vecchio dello sport di Modena. Ah, una carambata allora. 90. Ah, ho capito, una grande carambata. Comunque Jack, anche oggi che metteva un po' di foto, lui si vede che l'ho amato come wargame. Che era l'89, perché raramente Jack dice ah questo gioco mi piace tanto, raramente, e invece quando è entusiasta lo dice proprio ah quanto ho amato questo gioco. Poi non è un caso che anche Roger McGowan abbia fatto l'immagine di copertina, vuol dire che è un gioco che ha attraversato tanto l'interesse degli amici oltreoceano, ma riprova che tu lo ritieni un gioco valido, moltissimi lo tengono un sistema valido, ma anche oltreoceano è veramente tanto apprezzato e probabilmente anche insomma la ragione per cui hanno fatto tanta espansione, perché oltreoceano quando vedono che un sistema va cominciano a sfornare espansione su espansioni, proprio perché è business. Io dico sempre, capite il business, le case quando vedono che va tanto un prodotto e cominciano a lavorarci sopra, e vi ripeto, la cosa è molto molto giustificabile, magari dal punto di vista nostro no, perché siamo semplici giocatori, ah devo comprare la nuova espansione, però dal punto di vista loro sì. Diciamo Harry Roland non penso sia diventato ricco con Modern Game, ma diciamo è il suo prodotto di punta, per quanto lui abbia scritto in Fine Arts. Sì, ma non ha ottenuto lo stesso successo. Sì, anche se Empire in Arms è un altro strategico valido, dovremmo parlarne di Empire in Arms. Senti Enrico, ma ti prendiamo, già sto pensando a quando interverrai la prossima volta, che dovremo, dato che stiamo aprendo il ciclo strategici, non torneremo a parlare di World in Flames, però visto che tu, mi pare che sei, il tuo primo interesse sono gli strategici, vero? Diciamo che sì, sotto l'aspetto... Diciamo di sì, via. Perché mi piacerebbe parlare anche di Total Krieg come altro strategico, che non cito mai perché sono anche ignorante, scusate il termine, su Total Krieg, però sarebbe bello farlo conoscere e a farlo apprezzare, perché una cosa che a noi manca è che se non ci piace lo strategico lo mettiamo da parte e puntiamo sempre sugli operazionali. Facci caso anche sul gruppo, siamo poco strategici, ma dal punto di vista proprio poco inclini allo strategico, parliamo sempre di magari giochi con le carte, tattici, operazionale, ma andiamo poco sullo strategico, non so se ci hai fatto caso. No, ma guarda, è una cosa che ho sempre pensato e ti dico, è un motivo che è raro avere club con la possibilità di tenere tutto un gioco montato per una decina di mesi. Sì. Questo è un ostacolo. È chiaro che molti vanno per wargame che sono solitari o da due persone, questo è un problema, Esatto, quindi devi trovare un gruppo di giocatori affiatato che lo gioca, quello è il grosso problema dello strategico, ma non solo di wargame, ma un po' meno. Quindi un appassionato che si trova in due o tre, è raro che si porti uno strategico, e quindi tendono più l'operazionale. Questo, io per esempio ho un problema contrario, avendo un club, quando vado in club dobbiamo cercare di giocare tutti, io non gioco quasi mai agli operazionali. Sì, infatti, sì, bravo Enrico. PQR è un gioco che mi quando hai il gruppo di gioco è difficile, quando ti ritrovi a giocare giochi il gioco a due. Infatti è difficilissimo, giocate sempre in multiplayer, succede anche al gruppo mio, okay. Succedeva, sì, ma sempre il multiplayer, il gioco a due, sì, ma se siamo 5 o 6 come facciamo a fare il gioco a due? È un problema. Sì, è vero, un grosso problema. Sono appassionato anche di No Retreat, No Retreat abbiamo provato a giocarlo in tre. Sì, è già difficile, è difficile, No Retreat. È un gioco bellissimo, quindi diciamo quello lì è un grosso problema degli strategici. Per quello che dicevo nella mia introduzione,
bisogna, per apprezzare pienamente World of Warcraft, avere un gruppo almeno di 3 o 4 giocatori. 3 o 4 persone. 4 giocatori si può tentare due mappe, cioè la campagna completa, sì. In 3 no, in 3 bisogna rimanere monomappa. Quindi in 3, ecco, Enrico dice monomappa. Sì, monomappa intendo due mappe, cioè mono scenario. Tipo Duchess... Tipo Duchess Dream, come dicevi, potrebbe essere... Sì, ma anche fare l'intero scenario in Europa, giocare tranquillamente in 3. Uno fino in tedesco, uno in russo, uno gli alleati. Ecco, diciamo, si riesce a fare. Si perde un pochino di fascino, ma si riesce a fare. Ovviamente, più si è, meglio è. Nel senso che se uno riesce a tenere una singola nazione, è molto più divertente. Adesso loro, quando consigliano il gioco in 5, loro dicono tedesco, giapponese, italiano, russo, americano, inglese. Che okay, vabbè, è l'ideale. Poi il 6 o più, perché anche un più noi pensiamo ai vecchi tempi, adesso anche noi facciamo fatica a tirare su 6 giocatori, quindi. Ma quando ne avevamo circa una decina, non riuscivamo tranquillamente. Il tedesco può essere benissimo seguito due giocatori, lo stesso l'americano, il fronte, sì, perché c'è un doppio fronte, quindi magari in più persone ci si può anche divertire. Enrico, un ultimo messaggio per World in Flames: cosa vogliamo dire per chiudere questa trasmissione, il primo episodio dedicato agli strategici? Allora, io dico, come dicevo, non fatevi spaventare dalle regole, in realtà sono a tante, ma piuttosto semplici. Sì. Sono regole semplici, gli esempi nell'ultima versione sono abbastanza chiarificatori, quindi non vi fate spaventare, provate uno scenario, il tuo suggerimento è giusto, montatelo, prendete la sequenza di gioco, iniziate a seguirlo e vi accorgerete che non è poi quel mangio giocatori che tutti pensano. Bene, grazie Enrico, sei stato molto esaustivo e chiarificatore soprattutto. Torneremo con gli strategici, non so se un approfondimento di World in Flames oppure Total Arkrieg, che dato che Enrico ho sentito che l'hai giocato tanto anche Total Arkrieg, vero Enrico? Sì, diciamo io. Bene. Ho un mio collega Dal Buzzetti, che è fenomeno, che di cui è mega esperto, lascerò a lui lo scettro. Sì, comunque ho giocato molto e devo dire che mi diverte molto, per motivi diversi, nel senso che ha quell'aspetto di caratterizzazione della partita, perché Total Trigger parte dal 36, sì, parte praticamente dalla Spagna. Esatto, parte dalla Spagna e quindi ha una tipologia di gioco che rende, uno si costruisce strategicamente anche la partita in base ai interessi, in base a alcune scelte abbastanza pilotate ma interessanti. Bene Enrico, dimmi Enrico. L'ultima cosa, sì. Per chi non vuole iniziare a approcciarsi al sistema di World in Flame senza giocare a World in Flame, consiglio Whip Blitz, che è un gioco che è uscito, che è stato, diciamo, World in Flames Blitz. With Blitz. Sì, With Blitz. È uscito dalla Compass, gioco Compass, e che è molto interessante in quanto ha meccaniche abbastanza veloci, la partita si finisce in uno o due serate, una di più, sì. e diciamo il fascino strategico, chiaramente non è World in Flames, ma inizia ad avere alcune cose, alcune che peculiarità che appartengono a World in Flames. A World in Flames rimangono in mente. Ah, bel consiglio questo. Quindi grazie Enrico anche per questo consiglio. Enrico, grazie, un abbraccio, grazie, e ci sentiamo presto. Ciao Enrico, grazie. Buonasera. Grazie. Ciao, buonasera a tutti. Bene, abbiamo sentito Enrico che ha dato veramente mi è piaciuta tantissimo questo podcast, perché abbiamo dato, grazie Enrico, dei consigli veramente preziosi. Diceva Flavio, diciamo, per i neofiti è necessario magari un tutoraggio. Io ho avuto meno fatica a imparare gli starter kit. Sì, è chiaro che c'è bisogno, Flavio, di un tutoraggio, però quello che io tendo a rimarcare è che
Non vi fate spaventare perché probabilmente non esiste un wargame semplice o complesso, ma chi magari ha tratto World in Flames e dice non vi fate sommergere, non vi fate investire dalla mole World in Flames perché non c'è nulla di così spaventoso. Quindi, come diceva Enrico, che riassumo, fatevi due scenari, Francia, Barbarossa e Guadalcanal, e poi potete passare magari a fare un bello scenario campagna su monomappa, cioè scenario a tre o a quattro persone. E Paolo mi diceva, mi ricordo che era la mod con 82 con Ingellis. Paolo, quando arriveremo all'89 ne parleremo, bella notizia. E Paolo mi conferma, e come al solito lui pensava alle vivande, perché lui poi è furiere di giornata, la cucina da campo sempre pronta. Io portai a pranzo la trattoria alla rana a Magreta e gli chiesi se volevano introdurre la bomba atomica anche per gli italiani. Bene, Paolo, abbiamo tenuto la trasmissione sotto un'ora. Vi ricordo che comunque quando parliamo di strategici veramente andiamo a toccare quei giochi di gruppo che spesso e volentieri sono impossibili a due. Penso a Napoleonic Wars, penso a, anche se Terzo Reich, Third Reich a due è giocabile, Cataclysm, ultimo che ha poco, cioè insomma è più board game strategico che war game, ne parleremo, ma ecco Total Arkrieg e altri giochi strategici che hanno fatto la storia war game e che meritano di essere ripresi. Per esempio uno strategico di cui parlavo ieri, Successors, prima dell'Avalon Hill, no scusate, prima Successors, Avalon Hill, non me lo ricordo, la prima casa, sì, comunque ha avuto diverse edizioni, e Successors è un grande multiplayer, ma potete apprezzarlo solo se siete in 4 o in 5. È il problema degli strategici, o siete tanti o sono poco apprezzabili, ma vi prometto che farò un po' di video divertenti su questo, sull'approccio a World in Flames. Spero di avere ancora Enrico in studio per approfondire magari qualche lato di World in Flames e perché no per parlare di altri strategici. Però il piacere della spirale di produzione. Sì, bravo Ronald, per concludere, ogni strategico vi insegna, vi fa capire qual è stata l'importanza, in questo caso stiamo parlando della Seconda Guerra Mondiale, la produzione. L'Italia era la più debole e si è dimostrata della Seconda Guerra Mondiale la più debole. Questa in realtà poi è la Seconda Guerra Mondiale. Un fatto di produci tanto acciaio, bene, sarai vincente alla lunga. Questo è, per riassumere la Seconda Guerra Mondiale, chi aveva la capacità produttiva maggiore alla fine avrebbe vinto. Ecco perché il Giappone, con le parole Yamamoto, disse abbiamo svegliato il gigante dormiente e Yamamoto già sapeva che il Giappone alla lunga sarebbe stata la parte perdente. Grazie a tutti, ragazzi. E finisco con la sigla Our Fallen di Dampan Caldi. A domani con Storia del Board War Gaming con il cavalier Paolo Carraro. E per chi vuole intervenire, ricordatevi che mi potete chiamare in diretta per parlare di qualsiasi cosa vogliate, sempre chiaramente inerente la tematica del podcast. Ciao e a presto!